Per fortuna sono una ex ragazza, ma sempre ostinata. Volevo conoscere Gianmaria e Sanremo ce ne dà l'occasione. Intanto, buongiorno e Buongiorno. benvenuto sulle onde funky. Grazie. Curiosa perché dal primo momento in cui ti ho visto ho sentito l'urgenza che ti caratterizza. E la verità, ecco, mi sembra che ci sia un amore molto chiaro per la verità che peraltro in questo disco si sente. Sì, penso proprio di sì. Diciamo che è un po' la linea di tutto il progetto, essere lineari, sinceri e basarci sulla mia persona, non avere sovrastrutture. E non avere neanche paura, no? Di mostrarsi. No, quello assolutamente no, anzi, mostrarsi il più possibile. Perché questo aiuta, io credo, aiuta te, ma aiuta anche chi può in qualche modo identificarsi, no? Nelle canzoni, perché è vero che in mostro ci sono canzoni tue, però credo che certe sensazioni, certi dolori, certe disillusioni possano essere condivise. Certo, sì, sono un adolescente e pe penso di parlare un po' per tutti, perché siamo simili. Non siamo tutti diversi, ma siamo simili, abbiamo un po' tutte le stesse paure, credo. Perché poi dicono, ho 20 anni, che meraviglia i 20 anni. Io ho sempre pensato che sarebbe bello esserci arrivata ma preparata, cioè nel senso è Sì. vero, belli i 20 anni, però. No, dicono tutti in realtà che sia il periodo più brutto della vita. Sì, difficile. Però è più bello pure. Però comunque dai, cioè si cresce tanto. A me piace questa cosa dell'adolescenza perché ci si comincia a fare tante domande e quindi è il periodo in cui si cresce di più. Infatti vorrei restare adolescente per tutta la vita. Sono Allora, già verso la fine. nonostante qualcuno dica che è schifo avere 20 anni, no? Sì. Come cose. È un concept album questo mostro, no? Anche se concept sembra insomma, un concetto quasi antico, Sì. no? Però forse è giusto chiamare concept un disco che racconta te sotto vari aspetti. Sì, il concept appunto sono io, perché ho avuto solo me stesso, credo, quest'anno e la musica, e quindi sì, ho parlato della mia solitudine, o della mia idea di solitudine, probabilmente non ero solo realmente, mi è piaciuto pensarlo. Però sì, parlo di me stesso, tutte le sfaccettature della solitudine che ho trovato quest'anno, a cui ho pensato, e tutti i rimorsi, se vuoi, adolescenziali sempre che ho avuto quest'anno, e tutte le cose belle pure. Mostro è la canzone che porti al festival, ma è anche la canzone che dà il titolo al disco. Il Sì. disco che esce prima del festival, poi Sì. chiaramente sarà. Cioè, vedi, urgenza in tutto, no? Anche il Sì, sì, disco sì. che esce prima. Sì. Però questo mostro alla fine non è un mostro, o meglio, è un urlo per dire guarda che non lo sono un Sì. mostro, no? È più una preoccupazione, una paranoia, se vuoi, questo mostro. E è un po'. Penso sia alla fine il mostro stringendo, penso sia la solitudine, il mostro. Che urla, infatti, per Sì. essere vista, no? In qualche modo. E tra le tante pagine ce n'è un'altra che mi piace molto in questo Sì. disco che si chiama Cuore. E c'è una frase che trovo commovente, anche se sono scoordinato e lungo, mi chiedevi di ballare, no? Cioè, ecco, mi vagone perché la trovo una frase così, così onesta, semplice ma così evocativa, no? Cioè, tutti abbiamo incontrato l'amore o lo abbiamo perso, ci ha addolorato, ci ha reso felici. Sì. Sì, e ci ha reso più tristi, almeno a In questo me, in caso. questo caso, però devo dire sì, quella frase lì sapevo avrebbe colpito qualcuno, perché è una frase anche un po' buffa e mi piace. È Sì. arrivata. Senti, una canzone invece un po' a sé forse è popolare. Sì. Ce la racconti un po' di Allora, più? popolare si esce tra virgolette dal mio corpo, per qualche istante c'è un attimo di respiro e
parlo di voler comunque, anche se appunto parlo di una solitudine in tutto il disco, eccetera, ho comunque la necessità di parlare a più persone possibile e sempre mi illudo del fatto che possa trovare conforto nel riuscire a comunicare a più persone possibili. Ed è una cosa che voglio arrivare a fare. E poi non so se effettivamente mi salverà e se mi sentirò risolto dopo di ciò. Però comunque intanto ci proviamo. E niente, cioè Sì, tu appunto dici ancora una questione di linguaggio, è una no? questione di linguaggio e è una questione di, penso sia, si tratti del fatto che mi sono sentito un po' incompreso durante la mia vita, poi non voglio fare la vittima, però ho sempre avuto difficoltà ad esprimermi. Con la musica ho trovato un po' una chiave per dire ciò che penso e quindi su Popolare esprimo questo. Anche la scelta della cover da eseguire mi ha colpito, la scelta della cover, ma anche dell'artista con cui condividerla. Un'altra urgenza, quella di Manuel Agnelli, in fondo, sono due urgenze che Sì, si incontrano. assolutamente. Io sono mega fan degli After Hours, cioè sono tra i miei principali ascolti. Emanuel anche, tra l'altro, un nuovo progetto suo da solo. E abbiamo provato a chierglielo, pensando ci avrebbe detto di no. Però ci ha detto subito di sì e niente, io gli ho chiesto di fare un pezzo suo. E alla fine ho proposto quello che non c'è tra un po' di proposte di pezzi suoi e è uscita una cosa pazzesca, secondo Sì, anch'io non sono curiosissima di vederla, poi insomma anche lui, no, ha cantato di Piccole Iene, me. per cui Sì, ho sì, sì. trovato insomma delle cose che in fondo vi accomunano. A chi Assolutamente. speri di arrivare al Festival di Sanremo, che ha, voglio dire, una platea enorme, no? Chi speri di convincere? Beh, io sono arrivato principalmente, comunque vuoi o non vuoi, a gente della mia età, se non più piccola. Anche se comunque già con X Factor ho trovato miei fan Più grandi. anche più grandi, anche di 40-50 anni. E, però appunto spero di far crescere il mio pubblico adulto, perché comunque appunto, nell'adolescenza cambiano tante cose e cambiano anche magari gli artisti che ascolti. A 40 anni sei un po' più convinto. E quindi tu dici, no? Potrebbe essere una cosa Sì, per potrebbe essere una cosa più durare. duratura con le persone più adulte. Senti, cosa succederà subito dopo il festival invece? Andrò un weekend in vacanza e poi niente, preparerò il tour. Non vedo l'ora. Comunque sempre a lavorare e a fare ciò che ci piace comunque. Quindi la cura per la solitudine qual è? La musica rimane? Per ora sì, per ora è la miglior cura. Poi cercasi ragazza dopo il festival, che anche quello non dovrebbe aiutare per la solitudine. Grazie, grazie davvero Grazie Gianmaria, un a voi. abbraccio, Ciao. ciao.